Il suo è un ritorno in Abruzzo, come ha trovato il territorio? Beh, il territorio l'ho trovato sempre bello dal punto di vista paesaggistico e quant'altro. Diciamo un po', ma un po' si vedono i segni del terremoto, della situazione, anche un po' della crisi che c'è economica, però la sostanza è sempre ottima. Ha già pianificato le attività iniziali che andrà a fare? Beh, la pianificazione, siamo in una situazione di routine, quindi la prima pianificazione che farò è quella di contattare, diciamo, il territorio, cioè quindi contattare, oltre che alle autorità, quelle che sono previste istituzionali. Ieri ho avuto un incontro con l'Ordine degli Ingegneri, col Collegio dei Periti, e cercherò di andare a trovare anche i sindaci, perché è giusto che ci sia un rapporto direttamente con chi sta, che qui rappresenta il territorio, anche per vedere quali sono le esigenze e cercare, per quello che possiamo, di dare una mano, insomma. Ci sono le problematiche, specialmente nel periodo estivo, degli incendi? Sì, gli incendi boschivi, noi ci siamo dotati con la forestale, con gli ex forestali che sono entrati da noi, quindi ci siamo dotati c'è un piano regionale, abbiamo fatto anche una riunione con il prefetto, e quindi partirà la campagna antincendi boschivi a breve, quindi da questo punto di vista è già tutto organizzato. Un territorio che seppur ha subito, diciamo, numerose ferite, sapete bene, terremoto, nevicate e così via, però la gente teramana saprà e sa sicuramente come rialzarsi, come continuare, come ovviamente superare ogni difficoltà. Lo lascio poi nelle mani dell'ingegner Barboni, che non solo è un profondo conoscitore già del territorio, ma sicuramente con la sua esperienza che porterà da Venezia farà, diciamo, progressi in termini di organizzazione, in termini di operatività del comando. Tra le problematiche del territorio, adesso c'è in vista la stagione estiva e quindi l'importante incendi che, insomma, che interessano questa zona d'estate. Sicuramente, noi già c'è in atto, diciamo, un piano regionale, sono previste appunto un soccorso supplementare antincendio boschivo, quindi con delle squadre in più. Inoltre abbiamo anche in atto, diciamo così, da fine giugno l'istituzione di un presidio acquatico, che io così avevo messo nella mia progettazione, e la realizzazione, ecco, la lascio, diciamo, al collega che subentra. Quindi, come dire, mi auguro che i presidi, appunto, che abbiamo previsto, sia in termini acquatici sia in termini boschivi, possano contrastare tutte le emergenze che si presenteranno.